Farmacia San Gordiano del dottor Malfitano Allargo Giovanni XXIII 5 a Civitavecchia. Eh, elettrocardiogramma, controllo peso via, misurazione glicemia e colesterolo, servizio cup, farmaci omeopatici e veterinari. Ottica di Luzio, in via Rodi 27 a Civitavecchia, Santa Meriella in via Aurelia 535, Cerveteri, via Settevene Paolo 75, le migliori marche e modelli. Fratelli Spanò, Centro Levisioni, Officina Meccanica, gommista, lavaggio, riparazione auto multimarche a Tolfa nella zona industriale in uh, via dell'Artigianato 3 5. Ben trovati a Pallavolo Diamo, dopo praticamente un mese siamo tornati, visto che c'è stato un lungo periodo di sosta per quanto riguarda i campionati e torniamo parlando di San Maschile, visto che poi ci sarà un periodo molto interessante, molto ripieno di, di partite, lo facciamo con il nostro, nostro ospite Danielis, Mister della Nautilus, lo vedete, oggi per l'appunto indirizzo ufficiale della squadra che giocherà sì. in Serie B femminile, A ridosso insomma mm. del, del campionato, insomma abbiamo, abbiamo finito insomma i kit, quindi insomma siamo, siamo in attesa della data per, per iniziare il nostro campionato, insomma ecco questo. Vediamo subito con i risultati di questa giornata, perché l'undicesima e la De che ha vinto per 19 nei confronti del Salerno. A Palermo vince la Prodeco per 13 a 5, 11 a 11 positivo Savona e vittoria con 11 gol del Brescia a Catania per 11 a 8. Ortigia Anzio 20 a 10, quinto che sconfigge il Trieste per 8 a 4. E a Genova, praticamente la Roma vince per 16 a 11 sul Bogliasco. Passiamo invece alla classifica perché vedete in testa la Prodeco con 33 punti: Brescia 30, terzo posto per Lottigia 27, quarto per il Trieste a 24, Savona 22. Faremo 21 quinto 18, poi molto distanziati Salerno e Reacche con eh, la Roma con 10 punti, anzi, o 8, possibile 5, eh, chiudono la gratuita. Torniamo gli Asco e Catania a 4 punti. Mister, possiamo parlare sicuramente del risultato più importante di questa giornata, che ha visto proprio la, eh, il pareggio. Sorprendente da parte del Posillipo nei confronti del Savona. Anche se alla fine ha avuto anche un pochino da recriminare la squadra rossoverde perché sperava di poter vincere dopo il vantaggio accumulato nei primi tempi. Sì, è la partita che risalta più agli occhi, eh. insomma, alla luce del, della classifica dell'andamento del Posillipo. Insomma, del grande andamento che sta facendo il Savona. Sembrava come se non ci fosse partita. E invece, comunque, l'anno approcciata molto molto bene eh, il Posillipo l'ha messa molto sul, sulla grinta io l'ho vista ho visto qualche spezzone in streaming eh, livello tecnico buono però quello che ha fatto veramente la grande differenza è lo spirito di squadra con lo spirito del Posillipo che naturalmente alla lunga sicuramente viene fuori che non eh, è brutto vederla in quei meandri bassi del, della classifica eh, la... piano piano io credo insomma che nonostante le difficoltà che abbiamo sempre detto però insomma con lo spirito quella tradizione quella storia poi alla lunga venga fuori e personalmente ho visto invece il match di Bologna tra De Acker e Salerno vinto di misura da parte della squadra emiliana personalmente visto anche con gli amici di me soccer player eh, oltre che la partita volevo chiedere al mister Lisi eh, sette gol di Manzi, non è una novità, abbiamo più volte incensato questo ragazzo, il mancino quest'anno della quest De Hacker che ha segnato tantissimi reti. Mister, quando c'è un giocatore che fa così tanti gol, eh, quanto è importante metterlo eh, in mostra eh, oppure eh, magari è meglio concentrare a volte in alcune partite, soprattutto quelle per la lotta salvezza, eh, con vari giocatori distribuire i gol? Ma la distribuzione dei gol non, non si fa a tavolino eh. insomma, quando tu hai delle bocche di fuoco, insomma, quando hai comunque delle qualità, dei singoli devono essere comunque messi in condizione. Uno dice come si saltano i singoli per. Con il gioco di squadra, poi naturalmente le, gli equilibri si assestano da soli. Comunque, anche chi fa 7 gol, 5 gol, ma non in una partita, comunque ha un, un percorso di segnature importante durante il campionato. È inevitabile che abbia eh, un tasso tecnico e eh, di attacco importante. Ma non dimentichiamo, insomma, che una squadra è composta sempre da 11-12 elementi che comunque supportano e fanno un certo tipo di lavoro eh, ai fini del risultato, poi nel risultato c'è stato il tasso tecnico individuale che è quello sempre ben venga insomma, ecco questo. Giornata di Cadi Sputti tant'è che finisce un pochino in secondo piano tutto, tutto rispetto a prima e quinta la vittoria sul Trieste, ma commentare invece la gara di Bogliasco con la Roma che vinto, ha vinto, l'ha fatto anche con un vantaggio evidente di 5 gol, quindi si distacca eh, di diversi punti dalla lotta Salvezza eh, ma sì togliendo magari l'unico risultato scontato poteva essere al di là del, del Recco, insomma del Brescia anche la stessa ortrice poteva essere del Savona che c'è stato il grande, la grande incognita che poi ha visto un pareggio gli altri erano risultati insomma che potevano essere aperti eh, anche perché il quinto non dimentichiamo che è una società che sta lavorando a 360 gradi in una maniera eccezionale entrano manager di calibro internazionale, comunque sia il presidente sempre ben, ben presente. In insomma, quello che sta dimostrando a livello societario poi naturalmente viene riversato a livello sportivo, a livello di squadra, quindi a me non, uh, non mi stupisce il risultato di 8 a 4 del, del Trieste, c'è grande, grande entusiasmo. La stessa cosa che vale a Trieste, sono due squadre tra Quinte e Trieste che sono le due grandi novità del campionato, insomma stanno facendo molto molto bene. Dall'altra parte era uno scontro Salvezza, Bogliasco, Distretti Ecologici, insomma con con la roma punteggio alto insomma difese un pochino basse quindi si sono sì, sì, spesso vogliasco si... sono così la sono... roma esatto sono avviso avviso aperto grande, grande forma fisica del, della roma eh, grande nuoto grande preparazione fisica che alla lunga insomma è, è venuta fuori e quindi è partita al meglio il campionato di Serie 1 per quanto riguarda questo 2023, grazie mille per l'attenzione, ci andiamo con gli altri appuntamenti di Pallanotiamo.